mattina. Mercoledì scorso ci siamo occupati di scegliere lo sport ideale per i nostri figli. Abbiamo detto si riprende la scuola, si scelgono le classi, si scelgono i libri, si scelgono gli zainetti. Anche saper scegliere lo sport per il proprio figlio è estremamente importante. Oggi vogliamo fare un passo in più. Una volta scelto lo sport, bisogna portare i nostri figli allo sport affinché il loro fisico renda nel miglior modo possibile. Allora, noi abbiamo invitato nuovamente il professor Marco De Angelis, docente scienze motorie dell'Università dell'Aquila, buongiorno professore, per chiedergli tante cose. Siamo andati in giro, abbiamo chiesto alle mamme come portano a fare lo sport i propri figli. Sentiamo e poi tante domande, professore. Lei fa mangiare i suoi figli prima o dopo le attività sportive? Prima, sì. Che cosa? Ma qualcosa di calorico, tipo una, non lo so, un pezzetto di cioccolata. No, tutto al più le faccio fare un piccolo snack che potrebbe essere un po' di frutta o uno yogurt. Certo. Che cosa? Solitamente prima dell'attività sportiva mangiano della cioccolata o qualcosa che contiene potassio, non so, banane, frutta in genere. E subito dopo fanno, insomma, merenda regolarmente. Ma è indifferente perché mia figlia mangia tutte le ore del giorno, quindi non faccio testo forse su questa cosa. Parecchio prima, sì, tempo di digerire. Qualcosa di leggero. Dopo le attività sportive sicuramente sì, è prima solo delle cose energetiche. Soltanto qualcosa di leggero, tipo forse un piatto di pasta o niente di più. Ma dipende dal tipo di sport e quanto tempo prima e che cosa mangiano, non è una cosa così standardizzata. Prima non è il caso perché altrimenti si appesantiscono troppo e non possono fare attività fisica, dopo ne hanno bisogno, quindi sì, senz'altro. Se lo sport è troppo pesante e aerobico forse bisogna stare più leggeri, se uno sport è leggero invece si può anche mangiare. Professore, allora, noi andiamo a prendere a scuola i nostri figli, io vado a prendere mia figlia a scuola, e la devo portare a fare lo sport. Innanzitutto, se mia figlia o se il bambino o la bambina va a nuoto piuttosto che a tennis, a equitazione piuttosto che a danza, si deve presentare alla prestazione fisica con energie diverse? Sicuramente ogni attività sportiva ha delle richieste energetiche estremamente differenti e ciò non toglie che un bambino, specialmente un bambino che fa sport, ha bisogno per crescere, per definizione, di costruire una struttura e quindi per costruire questa struttura è essenzialmente bisogno di proteine che poi daranno gli aminoacidi che andranno a costruire le proteine del corpo, muscoli, tendini. E sicuramente la parte energetica è molto importante, però forse l'errore, come abbiamo sentito, di dare la cioccolata facendo un equivalente fra calorie, qualunque esse siano, non è molto corretto, perché bisogna distinguere da dove vengono queste calorie. Ecco, spieghiamo, professore. Noi andiamo a prendere nostra figlia a scuola, può uscire alle 13.30 e poi alle 15 deve stare ad esempio in piscina, oppure andiamo a prendere alle 15.30 e alle 17 sta in piscina. In quel lasso di tempo che cosa dobbiamo dare ai nostri figli? Perché lei l'altro giorno, ed ecco il motivo per cui mi ha destato la sua curiosità, mi ha detto rischia il bambino di avere un calo glicemico mentre fa sport e questo è estremamente grave da evitare. Anche perché poi l'attività gli viene scomoda e quindi non distingue più il piacere che avrebbe nel gioco con quella sensazione sgradevole che viene da una glicemia, da uno zuccheri nel sangue troppo bassi. Zuccheri nel sangue che però non vengono direttamente dallo zucchero, perciò non bisogna pensare alla cioccolata. Innanzitutto bisogna impostare bene la giornata fin dalla colazione, una colazione equilibrata, bilanciata, perché non si può pensare appunto in un piccolo pasto di metà giornata di recuperare tutto quello che il bambino deve assumere. Quindi la colazione deve essere equilibrata, lo spuntino di metà mattina deve essere equilibrato, quindi contenere carboidrati, che sono quelli che ci danno energia, e proteine. E il pasto, se deve essere un pasto ultra veloce, chiaramente non c'è il tempo per fare un pasto normale, specialmente come spesso succede se il bambino deve mangiare nel tragitto da scuola alla piscina. E bisogna tenerlo leggero, come facevano notare alcune mamme, ma comunque non solo con della cioccolata, bisogna assumere proteine e carboidrati, preferibilmente non di tipo raffinato come quelli della cioccolata. Quindi il consiglio che si può dare, il modo più veloce, è quello di un frullato con del latte,
vaccino, meglio ancora di soia, della frutta e eventualmente integrato con dei mix, ecco, di proteine commerciali. Però lei capisce bene che per una mamma indaffaratissima va a fare la spesa, poi deve riuscire, deve andare a prendere il figlio, preparare il frullato significa prepararlo a casa, metterlo in un contenitore, metterselo nella borsetta, cioè è estremamente scomodo. Allora, i panini possono andar bene? Sì, potrebbe andar bene, c'è da dire che probabilmente per la loro consistenza è spesso abbastanza asciutta, non sono il massimo della digeribilità, per cui pensare di entrare in piscina dopo mezz'ora, il panino sicuramente è ancora non digerito e quindi potrebbe creare problemi al bambino. Un'altra alternativa sono, sempre facendo riferimento a comunque una merenda di metà mattinata che ha già iniziato a anticipare la richiesta energetica, potrebbero essere delle barrette non necessariamente iperenergetiche, ma comunque consistenza equilibrata da assumere nel tragitto, ecco, accompagnate sempre con delle bevande. Con delle bevande, bevande, acqua, succo di frutta, che consiglio ci dà? Assolutamente acqua, perché se il nutriente è costituito dal pasto, dalla barretta essenzialmente, quindi può bastare l'acqua, anche perché il succo di frutta spesso, contenendo molto zucchero, può proprio di per sé costituire l'origine della fase ipoglicemica successiva alla sua assunzione, quindi un'ora dopo, tre quarti d'ora dopo il bambino potrebbe essere in una fase negativa dal punto di vista degli zuccheri nel sangue, avere un calo di prestazione, un calo di attenzione. Quindi comunque preferibile il frullato, qualora non fosse possibile il frullato, queste barrette. E molte mamme abbiamo sentito il dopo. Dopo? Esatto. È molto sbagliato questo di pensare che se la richiesta energetica è 100, io comunque gliela faccio assumere dopo, perché in realtà la richiesta energetica di un allenamento intenso di nuoto non può essere compensata dopo, perché in realtà quell'energia che assumo dopo andrà a costituire grasso e quindi avremo il fenomeno del bambino che pur facendo sport continua a assumere peso, perché torna a casa con una fame incredibile e assume molte più calorie di quelle che poi potrà bruciare nelle ore, nel giorno, nei due giorni successivi se magari ci va solo due volte a settimana. Quindi dunque la cosa importante è nel tragitto tra la scuola e lo sport immettere energia, e lei ci consiglia o un frullato, la cosa ideale, acqua o eventualmente queste barrette. Con frutta, alimenti freschi, più possibile, che i bambini hanno sempre bisogno. In modo tale che i nostri figli possano andare e fare la prestazione sportiva nel miglior modo, a quel punto sì che è costruttivo. Io ringrazio il professor Marco De Angelis, prego, docente Scienze Motorie, Università dell'Aquila, per tutti questi consigli. Adesso grazie. Un'altra pagina di Uno Mattino.